Buonasera, ben ritrovati con il classico appuntamento con Dilettanti per dire. Parleremo del Gozzano che si è salvato in Serie D nonostante la sconfitta a Serregno, dalla festa rimandata del Verbania, dell'appassionante lotta in vetta al campionato di promozione che coinvolge ben quattro squadre. In apertura, però, come sempre, andiamo a parlare di Serie B con Luca Spriano che fa il punto della situazione sul Varese che ormai è a un passo dalla qualificazione playoff. Let's go. È un Varese da 10 e lode. Sabato scorso, infatti, i biancorossi hanno conquistato a Brescia la decima vittoria esterna stagionale, un successo pesantissimo che elimina le rondinelle dalla corsa playoff e invece rinsalda il quinto posto dei biancorossi. La prestazione di personalità, la capacità di imporsi in rimonta, di superare il momento difficile della partita, hanno certificato la qualità di questo Varese che con Maran in panchina viaggia a ritmi vertiginosi. Da quando è arrivato il tecnico trentino all'ombra del Sacromonte, la squadra biancorossa ha infilato 59 punti in 32 gare e va forte soprattutto in trasferta. 34 punti in 17 match significa 2 di media a partita. Fuori casa il Varese è la squadra che ha vinto di più, dicevamo appunto in apertura di questo servizio, 10 volte al pari di Pescara e Sassuolo. Tutto ciò dunque ha portato il Varese vicinissimo alla realizzazione del sogno playoff. Mancano 3 passi, le 3 gare che mancano ancora alla fine della regular season. Ascoli in casa, Verona in trasferta e poi gran finale a Masnago con la Sampdoria. 3 partite sicuramente non facili, ma quest'anno al Varese le cose semplici non piacciono davvero. E dunque Varese carico per le ultime 3 giornate di campionato, è invece terminato il campionato di Serie D e si è concluso con la salvezza del Gozzano, nonostante, come possiamo vedere in grafica, la sconfitta 1-0 sul campo del Serregno. Il Gozzano festeggia grazie al pareggio 3-3 tra Rudinese e Mapello Bonate, un pareggio che consente appunto ai rossoblù di agganciare a quota 48, di rimanere agganciati a quota 48 al Darfo Boario e di averlo superato grazie alla miglior differenza reti generale. Le nostre telecamere erano a Serregno per immortalare appunto un momento importante per il Gozzano, nonostante la sconfitta è arrivata la salvezza. L'intervista a Fabrizio Leonardi, direttore generale dei Rossoblù. Allora Leonardi, mai una sconfitta è arrivata ed è accettata così bene? Le sconfitte non sono mai accettate, francamente. Purtroppo è una battuta d'arresto che non ci soddisfa perché siamo stati col cuore in gola fino alla fine. Nonostante un buon primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo subito il Serregno, forse un po' troppo, e siamo rimasti un po' troppo ostaggio dei risultati degli altri campi. Quindi da questo punto di vista la sconfitta non va bene. Poi è chiaro che grazie al regolamento, grazie ai numeri ci salviamo. Una stagione difficile, è la nostra prima stagione, almeno auguriamoci che sia così in Serie D, per cui accediamo il verdetto del campo anche se sofferto. Parlando proprio della partita, cioè, si vedeva la tensione soprattutto nel secondo tempo. Il Serregno ha cominciato a spingere, il Gozzano forse si è un po' spaventato. Serregno non aveva più niente da perdere, detto fuori dai denti, era l'ultima spiaggia, quindi noi avevamo certamente una tensione diversa anche perché facevamo dei calcoli, in campo no, ma fuori li facevamo tutti quanti e comunque è stata una settimana difficilissima per quello che riguarda la tensione emotiva, non era facile gestire i 90 minuti e anche la settimana che li ha preceduti. È chiaro che nel primo tempo, quando c'era ancora un po' di spensieratezza, di incoscienza, non so come dirlo, abbiamo fatto anche delle buone cose, meglio noi del Serregno. Poi nella ripresa, man mano che passavano i minuti, man mano che appunto cresceva l'incertezza, è chiaro che noi non siamo stati più il Gozzano, anzi il solito Gozzano delle ultime partite che proprio negli ultimi minuti aveva dato il meglio di sé. Che voto diamo alla stagione del Gozzano, indipendentemente dal fatto che la salvezza è arrivata all'ultima giornata? Sono 48 punti, l'abbiamo detto più volte, sono tantissimi, è un campionato tiratissimo, però diamo un voto pienamente sufficiente, media sufficienza, dica lei. Allora, i voti io sono già costretto a darli per professione a scuola. Io darei una valutazione più che un voto di questa stagione.
Una stagione, giustamente come hai detto tu, difficile, con un punteggio record, una stagione molto equilibrata, nessuno ha mai mollato niente fino alla fine, e lo stanno a dimostrare anche i risultati dell'ultima partita e dell'ultimo turno in generale. Gozzano era all'esordio in questa categoria, forse c'è stata una chiave, ma, mi permetto di dire in maniera sommessa e non presuntuosa, forse c'è stata una chiave di lettura un po' eccessivamente ottimistica all'inizio, e poi abbiamo dovuto fare i conti anche con le cose che si sono andate via via sviluppando nel corso della stagione, noi e tutti quanti, perché alla fine nella gestione Bacchin questa è la quarta sconfitta, la terza nel girone di ritorno, con 16 risultati utili, voglio dire, fino adesso in 12 partite Righi ha subito 5 reti, quindi abbiamo avuto un finale veramente in crescendo, questo non è bastato. Evidentemente questa stagione deve darci la possibilità di avere una chiave di lettura diversa, un po' più realistica della categoria, adesso siamo allineati con la categoria, adesso la conosciamo meglio e dobbiamo non sbagliare per il futuro, per non arrivare a un seregno della situazione l'anno prossimo. Quindi ci sta già dicendo che la dirigenza gozzanese ha intenzione di rafforzare ulteriormente questa squadra? La dirigenza gozzanese farà le sue riflessioni, dovrà farle in maniera serena e distesa, capendo anche le cose che ha sbagliato, perché nel calcio ci sta sbagliare qualche cosa. È normale che gli errori vanno recuperati, se vanno ripetuti, se sono ripetuti evidentemente allora non si è capito niente, questa stagione non ha insegnato nulla. Io sono convinto che invece ci sia buona disponibilità da parte della dirigenza per cercare di guardare al futuro con non solo maggiore serenità ma con maggiore consapevolezza nei confronti della categoria che andiamo ad affrontare. Un applauso ai tifosi sempre presenti oggi, tantissimi. Un applauso direi alla dirigenza, questo sicuramente. I tifosi sono sempre stati accanto al Gozzano, fino all'ultimo momento hanno incitato la squadra, e quindi tanto di cappello anche a loro. Ma ripeto, c'è da ringraziare tutto il Gozzano, dirigenti, giocatori sicuramente, ma tecnici, tifosi, tutti quanti. Hanno fatto ciascuno la loro parte. Si poteva fare meglio. Magari avremmo anche potuto fare peggio, perché se i risultati concomitanti fossero stati diversi a quest'ora saremmo qua magari a pianificare i play-out, e ci poteva tranquillamente stare anche questo discorso, l'avremmo affrontato serenamente. Quindi tanto di cappello a tutti, il Gozzano storicamente per la seconda volta si ripresenterà ai nastri di partenza del campionato di Serie D. Complimenti davvero alla Gozzano per questa salvezza arrivata in maniera un po' fortuita, un po' rocambolesca, ma sostanzialmente meritato per quanto fatto nel corso dell'anno la squadra del patrone Alesina, tra l'altro anche soddisfazione per proprio Alesina, persona davvero squisita fuori e dentro dal campo, un dirigente che davvero dovrebbe essere preso a modello da tanti suoi colleghi. Andiamo adesso nel campionato di eccellenza, perché doveva essere la giornata della grande festa del Verbania, tutto o quasi era pronto allo stadio Carlo Pedroli, grande pubblico, invece il Verbania ha pareggiato 0-0 con il Borgopal, il Borgo Manero non si è dato per vinto, ha vinto 3-2 sul campo del Baveno e dunque il verdetto è rimandato all'ultima giornata. In chiave playoff è importante il successo esterno della Pro Settimo, 2-1 sul campo della Pombiese, mentre è ancora aperta la lotta per i playout, un passo importante avanti ha fatto il Settimo, battendo, anzi surclassando nel derby torinese 5-1 il Gassino San Raffaele. In chiave playoff, passo probabilmente decisivo per il Gagliate, che ha messo una serissima ipoteca sugli spareggi promozione. La classifica del campionato di eccellenza, infatti, Verbania e Borgomanero divise da solo 3 punti, la Pro Settimo che ormai sembra aver blindato il terzo posto, Gagliate a 48, Aigreville 45, fuori dalla lotta Gassino San Raffaele e Marano. Ricordiamo che anche l'Aigreville probabilmente non farà i playoff, nel senso che ci sono 12 punti di svantaggio nei confronti del Borgomanero secondo, e dunque il Borgomanero salterà il primo turno, affronterà la vincente poi dello scontro tra terza e quarta in classifica. Sul fondo ancora aperta la situazione, con il Settimo, lo Sciolze e il Borgaro impegnate per evitare l'ultimo posto che porta ai play-out. Ricordiamo che al Borgaro basta un pareggio, come al Verbania, chissà che non possa arrivare proprio un pareggio domenica a Borgaro per la festa del Verbania. Verbania che in casa non è riuscito a vincere la linea Maginot della Borgopal, 0-0, Alessandro Pratesi.
Finisce 0-0 al Petrolio di Verbania la sfida tra appunto la compagine di BG e il Borgo Palla. Si comincia con la bella coreografia dei tifosi della Gradinata che hanno appunto esposto questa coreografia per questa partita. Nel primo tempo ben poco da segnalare, al 28esimo un tiro del Borgo Palla termina alto, al 31esimo bel pallone di Lucio Ciana, prova la volea al volo Simone Soncini ma non trova la via della rete. Nella ripresa al 22esimo viene espulso Soncini per doppia ammonizione, il secondo giallo per simulazione dopo un contatto dentro l'area di rigore. Al 27esimo tiro cross di Baldo che Strucca li mette in calcio d'angolo. Al 31esimo occasione per il Verbania, sempre su un calcio d'angolo, il pallone passa ma Francesco Viscomi calcia fuori. Al 35esimo forse la più grande occasione per la compagine biancocerchiata per volare in Serie D, costo costo di La Placa per Romano che però non calcia e Strucca li bravo in uscita a prendergli la palla. L'ultima mozione al 39esimo è per il Borgo Pal, pallone in aria dopo un cross che arriva appunto nell'area di rigore stessa, Cristian Campi nella tentativa di liberare, prende la traversa e la palla si perde in calcio d'angolo, finisce 0-0. Il Verbania per salire in Serie D dovrà fare un punto domenica in quel di Borgaro. Ed ora le parole dei due allenatori ai microfoni di Alessandro Pratesi. Emiliano Bigica, finisce reti bianche il match tra Verbania e Borgo Pal. Ecco Emiliano, forse non è stato il miglior Verbania della stagione, probabilmente anche un po' per la posta in palio che era altissima, però avete provato anche in 10 sempre a vincere la partita. Ma sì, forse qualche giocatore era attanagliato dall'obiettivo a portata di mano, dal peso della partita, e purtroppo non siamo riusciti innanzitutto ad esprimere un bel calcio, un buon calcio. Siamo stati pratici, la cosa buona è che comunque, visto che la squadra, come dicevi te, anche in 10 ha cercato la vittoria in continuazione. Secondo me l'espulsione di Soncini non c'era l'espulsione perché è calcio di rigore e quindi devi dare calcio di rigore o quantomeno non ammonirlo se non lo vuoi dare, quindi una decisione presa dall'arbitro a mio avviso non giusta, però voltiamo pagina, abbiamo ancora la possibilità domenica di portare a casa questa benedetta promozione. Dovremo soffrire fino all'ultimo, comunque contro una squadra come il Borgaro che oggi ha fatto si è quasi salvata oggi facendo il pareggio a Scholz. Ecco Emiliano, tornando invece a domenica prossima, se non sbaglio ti mancheranno Campi e Soncini, come te l'ho già chiesto la settimana scorsa, sicuramente una partita che non devi preparare sulle motivazioni ma su altre cose. Ma sì, mancheranno Campi e Soncini, due giocatori importanti, ce ne sono altrettanti fuori che non vedono l'ora di giocare. Ho le pedine per poter insomma sostituire questi giocatori fondamentali per noi. Parole sul pubblico, anche oggi bella coreografia, quando siete entrati in campo vi è stato vicino 90 minuti anche oggi. Ma il pubblico insomma di Verbania non si discute, è sempre stato vicino alla squadra, ora sta a noi ripagarli con questa promozione. Noi non potevamo venire a fare partita e giocarci all'occhio aperti a viso aperto con il Verbania. Chiaramente siamo rimasti coperti, li abbiamo fatti sfogare i primi 20 minuti del primo tempo, dopodiché abbiamo in maniera ordinata, questa è la cosa positiva, abbiamo portato a casa un risultato più che ottimo visto i risultati delle altre squadre. Adesso, l'ho detto l'altro giorno, noi abbiamo fatto un piccolo tentativo di fare un'impresa. Continua il nostro sogno, cerchiamo di realizzare, a questo punto manca una partita, possiamo realizzarlo. Siamo un po' artefici del nostro destino domenica, visto che giochiamo col settimo in casa. Poi chiaramente anche lì dobbiamo avere un orecchio perché c'è anche un altro risultato che ci interessa direttamente. Però noi siamo contenti perché almeno stiamo dimostrando che la classifica è un attimino bugiarda nei nostri confronti, perché nelle ultime 5 partite abbiamo fatto 3 vittorie, un pareggio col Verbania a Verbania e una sconfitta a Borgo Manero. Quindi da un lato siamo contenti, stiamo lanciando tanti giovani interessanti, quindi diciamo che in questo finale di campionato stiamo avendo degli ottimi risultati da questo punto di vista. Ecco mister, lei come giudica l'espulsione di Soncini? Sembrava, magari poteva non starci rigore, ma forse eccessivo secondo giallo per simulazione.
Io la prima munizione ci può anche stare, la seconda è sempre un discorso un attimino soggettivo, come ha detto lei, si poteva chiudere un occhio, dai, perché non è stata una partita cattiva, è stata una partita tranquillissima. Simone, che tra l'altro conosco, non è sicuramente uno che esagera, ma non ha neanche esagerato più di tanto, però in quel momento l'arbitro deve prendere una decisione, avendo fischiato la simulazione il regolamento prevede il cartellino giallo, quindi a quel punto lì era inevitabile l'espulsione. Addirittura il paradosso è che nel momento in cui loro sono rimasti in 10 abbiamo rischiato qualcosina di più. E dunque il Verbania non ha festeggiato per colpa di questo 0-0 e soprattutto per colpa, passatemi il termine, della vittoria del Borgo Manero, che invece continua a crederci, 3-2 in una bellissima partita al Galli contro il Baveno, il servizio di Donatello Zonca. La matematica dice che il campionato è ancora aperto, anche se mister Erbetta a fine gara dice che il Verbania ha vinto. Il Borgo Manero intanto compie il proprio dovere e vince 3-2 contro il Baveno. È partita sicuramente interessante, che già dopo due minuti vede una conclusione di Raimondi dalla distanza uscire di poco. Al quarto minuto un diagonale di Ado colpisce la parte alta della traversa. Al 17esimo il primo vantaggio del Borgo Manero. Mangolini, dimenticato dalla difesa del Baveno, controlla un pallone calciato dalla sinistra e batte campana di freddezza. Al 29esimo brutta tegola per la formazione di casa. Bordin, dopo un contrasto fortuito, è costretto a uscire dal terreno di gioco con l'ambulanza. Al 32esimo campana di pugno respinge un sinistro a girare di Donofrio e al 35esimo il Baveno raggiunge il primo pareggio. Ado di testa su calcio di punizione di Guntri corregge in rete nell'angolino alle spalle di Ramazzotti. Calcio di punizione di Leto Colombo al 40esimo. Campana respinge coi pugni. Al 43esimo il Borgo Manero torna in vantaggio. Cross di Rota, incornata di Raimondi e Borgo Manero che chiude avanti il primo tempo. Nel secondo tempo c'è tanto Baveno e poco Borgo Manero. Al 12esimo una bella girata di Ardo termina alto di poco. Al 16esimo è di nuovo pareggio e sul traversone di Stangalini Ado di testa fa 2-2. Al 22esimo è Guntri che ci prova con un destro dal limite che scheggia la parte alta della traversa. Al 24esimo ancora Ado di testa, Ramazzotti respinge di pugno. Al 26esimo il Baveno passerebbe anche in vantaggio con il gol di Vezzù, ma il guardaline alza la bandierina vedendo un fuorigioco che non c'è. Al 29esimo un rasoterra dal limite di Rota esce di poco, mentre al 31esimo torna in vantaggio il Borgo Manero per il gol del 3-2 definitivo. Sul traversone di Donofrio, Leto Colombo è il più lesto di tutti a incornare a rete. Ancora Leto Colombo pericoloso al 39esimo con un calcio di punizione respinto da Campana, mentre al 40esimo Stanglini per doppia munizione viene espulso. Per il finale del campionato bisognerà attendere gli ultimi 90 minuti. E ora ci sentiamo le parole di Pierguido Pissardo e Giampiero Erbetta ai microfoni di Donatello Zonca. Diciamo che oggi è stata una buonissima partita, dobbiamo dimenticare che noi mancava Bordin subito, poi mancava Violetti, mancava Ferraro, Zanni, ci mancava già qualche giocatore e abbiamo preso anche due pali contro due traverse e una bella squadra. Nel momento topico della partita che poteva decidersi, il gol del 3-2 nostro regolarissimo, perché abbiamo anche rivisto in televisione, ma noi ce ne siamo subito accorti dal campo, perché sono convinto che chi è partito era molto dietro la linea della palla, al di là che fosse davanti a tutti, ha un po', diciamo, cambiato l'esito finale della partita. Sicuramente credo che non meritavamo di perdere, ecco. Comunque, appunto, dicevamo, una stagione comunque positiva e il riconoscimento del pubblico penso che sia la soddisfazione maggiore. Sì, diciamo che quest'anno è stato l'anno dove le risorse erano quelle minori degli ultimi 3 anni e diciamo che abbiamo conquistato abbastanza, con diciamo largo anticipo, la salvezza. Mi spiace finire con una sconfitta, ma non per la sconfitta, con una sconfitta con questa prestazione, per i ragazzi che ci avrebbero tenuto a finire con almeno un risultato positivo. La partita è stata, mi ha fatto molto bene il primo tempo e molto male il secondo. Spiace perché questi ragazzi meriterebbero di far meglio queste partite qua, dove in teoria non è che ci sia granché in gioco. Il Verbania ha vinto il campionato a dicembre, l'ho detto prima. Con un campionato così strutturato, di 20 partite nel giro entro dicembre e 10 dopo, con squadre che smantellano, quando hai 5-6 punti l'hai vinto. Se manca la matematica lo farà domenica sicuramente. Ma io questo lo dicevo a gennaio, quindi quando rincorri e perdi 6 partite nelle prime 18,
Non è che puoi accampare scuse o il rigore, eccetera, eccetera. C'è stata una partita dove potevamo effettivamente vincere contro la Pro Settimo, forse ci dava l'accesso diretto ai play-off, così non è stato. Niente, dobbiamo fare un ultimo sforzo domenica, intanto per onorare il campionato e poi per non disputare almeno la prima partita dei play-off. Campionato che il Baveno ha onorato alla grande con un'ottima prestazione oggi. Certo, ma ho visto che da quando è scoppiato il calcio a scommesse a grandi livelli, anche le squadre che, parlo di alti livelli, Serie A, Serie B, squadre apparentemente già appagate non mollano niente. Fortunatamente, un po' in ritardo, con qualche 50 anni indietro di ritardo, ci siamo arrivati. Il calcio va giocato, non ci si accorda per fare 0-0, 1-1, per far pari. Il Baveno giustamente ha pareggiato e poi ha tentato di vincere. Per noi abbiamo avuto qualche occasione in più e nel primo tempo effettivamente meritavamo di fare qualcosa in più. Comunque facciamo ancora un ultimo sforzo e poi vediamo. Ecco, il grosso rammarico comunque è proprio la partita con la Pro Settimo. Brutto tornare su quell'argomento, ma... Il rammarico sono le 6 partite perse il giro d'andata, quando avevamo fior fior di giocatori super pagati, professionisti, che si sono dimostrati non all'altezza, punto. Parole mai banali quelle di Giampiero Erbetta. Andiamo in Val d'Aosta, dove si è sobbarcata una bella trasferta, devo dire, il nostro Marco Cerottini, che è andato ad Emmaville a seguire il Marano, sconfitto 3-2 da Aigreville, il servizio proprio di Marco Cerottini. In Valle d'Aosta i gialloblu di mister Fornara escono sconfitti 3-2 su un Aigreville che ha strameritato di vincere questa partita, avendo creato tantissime azioni durante tutti i 90 minuti. E il Marano che trova subito la rete del vantaggio al 6° minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione in rete Massaro. Poi il Marano si ritira in difesa ed è la squadra di casa a fare la partita nonostante non trovi mai la rete del pareggio. Il Marano si rivede solo al 32esimo con Vanegas che tira fuori. Al 39esimo l'Aigreville pericoloso su calcio di punizione ma mordenti è attento e respinge con i pugni. Nel secondo tempo è ancora Aigreville in attacco che trova il pareggio al 14esimo su calcio di rigore dopo che Mordenti ha atterrato in area a Rovira. Caputo, fra tutti il migliore in campo, trasforma dagli 11 metri. 5 minuti dopo è Aigreville che si porta in vantaggio ancora con Rovira. Il Marano comunque cerca di reagire al 20esimo con Azaip che serve Massaro ma il tiro finisce fuori di poco. Aigreville che ci crede spinge sull'acceleratore e trova la rete del 3-1 con Marchetto dopo una dormita generale della difesa gialloblu. Il Marano accorcia in zona Cesarini ancora con Massaro che si procura un calcio di rigore che poi trasforma al 46esimo, ma ad Aimeville in Valle d'Aosta il risultato non cambia e vincono i padroni di casa per 3-2. E gol numero 23 in campionato per Marco Massaro, la doppietta di ieri, sempre più capocannoniere, penso che conquisterà il titolo visto che Soncini sarà squalificato nel corso dell'ultima giornata dopo l'espulsione di ieri contro il Borgo Pal. Sempre in eccellenza ci spostiamo a Pombia dove i padroni di casa sono stati sconfitti dalla Pro Settimo per 2-1. Franco Filippetto. Che sta per arrivare, il servizio relativo a Pombiese Pro. La Pro Settimo espugna il campo di Pombia dopo un primo tempo equilibrato, 2 reti nel secondo tempo contro una della Pombiese, finisce 2-1. Vediamo le note salienti di questo confronto molto molto interessante. 6° minuto, Rignanese, si salva in angolo il portiere Gallesi che sarà il protagonista, il 18enne estremo difensore della squadra di casa. Al 17esimo ancora il portierino che esce sui piedi di Magno e sventa la conclusione. Al 28esimo invece c'è un tiro del numero 11 Lionello deviato sulla traversa dal portiere della Pro Settimo. Al 38esimo ancora Lionello a tu per tu con l'estremo difensore torinese e manda a lato, occasionissima questa per la squadra di casa. Al 17esimo della ripresa
tiro di Massimo, parata di Gallesi. Al 22esimo gli ospiti passano in vantaggio. Magno filtra tra i difensori in posizione regolare e batte Gallesi in uscita. Il vantaggio però dura poco. Al 29esimo c'è un tiro di Croci respinto dal portiere ospite, riprende Primerano che era subentrato da poco e mette in rete. 1-1 il risultato a questo punto, ma non sarà il risultato finale. Infatti al 36esimo Mainini stende in area Massimo, il numero 10 della squadra della Pro Settimo, rigore ineccepibile, batte lo stesso Massimo alla destra del portiere Gallesi a mezza altezza ed è il gol del 2-1 e sarà anche il risultato finale. Quindi a Pombia Pro Settimo 2, Pombiese 1. Adesso facciamo un passo indietro, torniamo alla partita tra Igreville e Marano andandoci a sentire le interviste realizzate da Marco Cerottini. Mister Fornare, il Marano era partito bene, andando subito in rete, poi un blackout completo. No, non direi un blackout. Siamo partiti bene, abbiamo preparato secondo me bene questa partita, conoscendo l'avversario che insomma come gioca. E avevamo qualche problema dove Bustreo è stato recuperato all'ultimo minuto, dove Cretaz e Danini hanno giocato insomma non al meglio, stringendo i denti. Durante la gara abbiamo visto che ha accusato qualche dolorino anche Beltrami. Nonostante tutto siamo andati in vantaggio con una palla inattiva che riproviamo, è stato bravo Massaro, e poi abbiamo avuto anche sul finale del primo tempo l'occasione per chiudere la partita. E il secondo tempo io non voglio analizzare il rigore, dico solo che insomma la signorina a volte gli è sfuggita di mano un po' la partita da entrambe le parti, ecco solo questo. Cosa hai detto i tuoi nello spogliatoio al termine? No, non c'è poco da dire, c'è solo da fare mia culpa, fare un'analisi, prenderci tutti le nostre responsabilità e poi logicamente conosco il calcio, abbiamo fatto più che altro degli errori individuali, non collettivi, e ci è costato la partita. Abbiamo preso gol dopo 5 minuti in una punizione con la quale avevamo già preso gol all'andata. Io e i miei ragazzi ho detto attenzione che fanno, ve lo ricordate? Sì, beh, vabbè, comunque meglio sorvolare su questa cosa qua. Però poi credo che in campo insomma c'eravamo sempre noi, sulla palla sempre noi, abbiamo fatto la partita e credo che la vittoria alla fine sia stata strameritata. Un numero 10 assoluto protagonista quest'oggi. Ma sì, no, lui è un buon giocatore, ma io credo che proprio l'organico nostro è un bel gruppo. Da gennaio, quando abbiamo ritoccato la squadra, questo gruppo qua ha fatto molto bene, devo fare i complimenti ai ragazzi perché si impegnano, hanno voglia sempre e stanno dimostrando che anche i risultati poi alla fine vengono. E ancora in intervista andiamo a sentirci adesso Gianmario Rondini, che ha parlato il termine di Pombiese Pro Settimo. Gianmario Rondini, una bella partita, un Gallesi superlativo, ma purtroppo non è valso a evitare la sconfitta. Sì, una gara decente contro un'ottima squadra, una prestazione in crescita rispetto a domenica scorsa, però è valso poco a livello di punti. Adesso il destino nostro è segnato, nel senso che le opportunità che potevamo avere disputando due buone gare con Dufour e Pro Settimo per cercare di fargli sparire da favorito sono sfumate. Oggi l'unica certezza è che spareggiamo, ma da sfavoriti, quindi fuori casa e senza il pareggio a disposizione. Due parole su questo Gallesi. Beh, Brian avesse qualche centimetro in più, vista l'esplosività, le qualità che ha, è un portiere importante. Comunque è una riserva, ma può partire in prima squadra l'anno prossimo, in una prima squadra. Sì, no, ha delle qualità e quindi se continua a allenarsi con professionalità, con volontà, con voglia di crescere, sicuramente ha delle qualità. L'unico difetto, non è colpa sua, sono un po' i centimetri. Fermo restando, diciamo che hanno avuto più occasioni gli ospiti, però se c'era qualche maggior precisione da parte dei vostri, probabilmente saremmo qui a parlare almeno di un pareggio.
Sì, ma è tutto il campionato che ha questa falsa riga, fermo restando che poi nel giorno di ritorno abbiamo fatto 19 punti, che sono un discreto bottino, sono molto pochi quelli che abbiamo fatto all'andata, 8, e quindi forse lì sta il motivo per cui si è anche rischiato a un certo punto di retrocedere direttamente e oggi dobbiamo andare ai play. Se avessimo fatto qualche punto in più all'andata sicuramente avremmo anche potuto salvarci. È anche vero che anche nel giro di ritorno secondo me qualche gara l'abbiamo proprio sbagliata, o comunque gare in cui potevamo fare di più non siamo riusciti a farlo, e questo ci costringe ad andare a fare una partita molto delicata e in una condizione di difficoltà, perché non ci basta il pareggio ed è una gara che dobbiamo vincere, però questa opportunità c'è, bisogna prepararla bene, abbiamo 15 giorni, cercheremo di farlo bene insomma. Domanda personale, a Rondini sarà ancora Pombi l'anno prossimo? No, adesso pensiamo a Gassino, sono 7 gli anni che sono qua a Pombi, sono già tantissimi, adesso pensiamo a lavorare bene in queste 2 settimane e a preparare bene questa partita per cercare di raggiungere questo obiettivo della salvezza, perché le difficoltà sono tante, gli avversari che pare che ci debbano capitare sono agguerritissimi, quindi ci aspetta uno spareggio con grandissima difficoltà, adesso stiamo concentrati su quello, poi vedremo. Adesso andiamo nel campionato di promozione, dove ho già avuto modo di dire nel corso di Sportivamente ieri, prosegue la lotta appassionante in vetta al campionato, hanno vinto tutte le prime 4 della classifica, Romegna ha vinto 2-1 sul campo della Briga, mentre il Domodossola ha battuto in casa del Fomarco, vittoria anche per Gattinara e Romentinese, la classifica dice Romegna 56, Gattinara, Romentinese e Domodossola 55, insomma sarà davvero apertissima fino all'ultimo la lotta, come lo è anche in fondo alla classifica, perché grazie alla vittoria 2-1 di ieri il Gravellona ha agguantato a quota 23 la Biogliese Valmossa. Dicevamo di partite importanti, lo era il derby tra Domodossola e Fomarco, vittoria della squadra di Adolfo Fusè 2-1, Matteo Labella. Il Domodossola batte 2-1 il Fomarco nel derby allo stadio Curotti, primo tempo giocato con le nuvole, poi il sole si viene fuori e viene fuori anche lo spettacolo. Andiamo con le azioni principali, nel primo tempo al nono minuto un rimpallo favorisce Silvestri che calcia al alto, all'undicesimo un episodio che farà discutere Matteo Ferrari, si invola verso la porta, Fagnoni lo estende, il Fomarco reclama l'espulsione, ma Fagnoni viene solo ammonito. Successivamente Margaroli calcia una punizione alta. Al 24esimo si fa vedere il Domodossola con un'occasione ghiottissima, rotta, calcia da fuori area, traversa piena, forse Lattanzio la tocca leggermente a quanto bastarla a metterla sulla traversa. Al 25esimo risponde il Fomarco, Margaroli calcia su punizione, Favanna prende in 2 tempi. Al 36esimo una punizione, Marco Fernandez viene parata a terra da Lattanzio. Al 44esimo occasionissima del Domodossola, un angolo di Puzzello, Ferrari si allunga di testa, Piroia non arriva per un soffio. Il secondo tempo inizia con il gol del Domodossola al settimo minuto, angolo di Marco Fernandez, sbucanino di testa, la mette all'angolino per l'1-0, granata. Si fa sempre vedere il Domodossola al 12esimo, una discesa di Marco Fernandez, viene anticipato Piroia all'ultimo secondo. Al 19esimo scambio Piroia-Marco Fernandez, calcia debole il giocatore granata. Al 31esimo si fa vedere anche il Fomarco con un calcio alto di Trentani. Al 32esimo contropiede dei gemelli Fernandez, chiuso da Marco che però centra la traversa, e sulla sezione successiva protesta dalla panchina del Fomarco e viene espulso proprio il tecnico ospite. Al 38esimo il 2-0 dei granata, un cioccolatino di Marco Fernandez Parrota che batte Lattanzio in uscita. Al 44esimo prova a riaprire la partita Margaroli, che si ritrova un pallone sporco in area e batte Favanna per il 2-1 conclusivo. Ed ora ci sentiamo Daniele Massoni, è uno dei protagonisti del match. Simone Rota. Ma noi abbiamo riservato lo stesso trattamento a tutte le 4 prime in classifica, e il problema è che tutte e 4 gli arbitri che ci siamo trovati hanno tutte e 4 utilizzato lo stesso metro, nel senso che sono arrivati tutti ad arbitrare col giornale, con la classifica in tasca. E quindi, fermo restando che il Domo è una grande squadra e secondo me nel complesso della partita non ha rubato nulla, è innegabile, ci era già capitato a Omegna nella prima giornata, è innegabile che il fallo di Fagnoni su Trentani dopo 10 minuti sia da rosso. Questo è fuori discussione. Poi,
con il 6 ma non si va da nessuna parte, però inizia a lasciarli in 10, anche perché vi dico, Aumegna poi, l'Aumegna è rimasta in 10 e ci ha battuto lo stesso, però la cosa che noi non riusciamo, la cosa fastidiosa è che non veniamo trattati come tutti gli altri. Detto questo, il nostro fantastico campionato comunque non si sposta in una virgola. Complimenti al Domodossola perché ha tantissima qualità e noi cerchiamo di finire al meglio queste tre giornate qua, ma io ripeto che è già una cosa super quella che abbiamo fatto fino adesso. Sì, oggi l'importante era solo vincere, poi se si gioca bene, gioca male, ormai queste ultime quattro partite ci vogliono 12 punti. O bene o male, va bene lo stesso. Ecco, un campionato di promozione che si deciderà alle ultime, terrà col fiato sospeso tutti. Noi non ci resta altro che vincere e sperare che Aumegna faccia un passo falso. Se non sarà così andremo ai playoff e vedremo come andrà. Ultima partita, quella che si è giocata al Forlano tra Stresa e Fondotoce, un risultato a sorpresa con la vittoria della squadra di Domenico Vono, Giulia Polloli. Finisce 1-0 a favore del Fondotoce la partita valevole per la 12ª giornata di ritorno tra i padroni di casa dello Stresa e appunto il Fondotoce di Mister Vono. Ecco le azioni. Al 13esimo Bortoletto lancia Comandini sulla destra, ma l'attaccante stresiano nel contatto si allunga la sfera e ben contrastato da Premi va al tiro, ma la difesa ospite allontana. Al 16esimo Tacconi esce dai pali nel tentativo di anticipare l'azione degli ospiti. Il tocco viene poi ricevuto da Picotti che prova a beffare il portiere con un lungo pallonetto. Tacconi riesce a tornare in porta, tocca la sfera ma poi subisce il fallo di Carlucci. La palla va in rete ma l'arbitro ammonisce Carlucci e annulla il gol. Al 28esimo Comandini da calcio piazzato scaglia il potente tiro su cui Premi interviene ottimamente. Al 31esimo Bortoletto riceve da Comandini e serve a sinistra Caramella che prova il tiro. La palla però si impenna e finisce fuori. Al 33esimo Bortoletto serve Cunati che da fuori area va al tiro. È provvidenziale l'intervento di Premi che manda in corner. Al 35esimo dalla bandierina batte Caramella. Lego colpisce il pallone che viene rimpallato e poi ci prova Comandini, ma la palla ancora una volta va fuori. Al 39esimo del primo tempo Suini è protagonista di una dirompente discesa in fascia e sul fondo crossa al centro per Comandini che svetta altissimo su tutti ma di testa mette alto. Passiamo alla ripresa. Al 16esimo il gol della partita. Contropiede del Fondotoce con Schirru che riceve palla e decentrato sulla sinistra mette palla alle spalle di Tacconi per il vantaggio ospite. Al 23esimo Cunati crossa al centro dove Lego schiaccia di testa, ma il rimbalzo finisce alto. Ancora Stresa al 26esimo con punizione di Cunati. Premi si rifugia in corner coi pugni. Dalla bandierina Gnemmi trova Lego, ma la sua battuta si alza sulla traversa. Al 32esimo Crugnola sulla fascia, crossa al centro. Tognella tocca la sfera e Premi blocca sulla linea. Al 40esimo ancora Stresa con Cunati, cross al centro per Brambilla, ma il colpo di testa viene parato da Premi. L'occasione più nitida dello Stresa al 44esimo della ripresa, con la traversa colpita da Brambilla dopo che Bortoletto lo aveva servito ottimamente al centro dell'area. Adesso sentiamo le parole di Pasquale Corbetta e del tecnico dei Neroverdi, Domenico Vono, sempre ai microfoni di Giulia Polloli. Oggi abbiamo avuto molte occasioni e le abbiamo sbagliate, sicuramente il calcio è questo, tante volte forse l'abbiamo preso sotto gamba all'inizio, però nel secondo tempo abbiamo fatto la partita, abbiamo giocato nella loro metà campo e loro sono stati bravi nell'unica occasione a far gol e questo non possiamo farci niente, però come si dice queste partite qua la nostra squadra non deve perdere, dobbiamo giocare con un'altra, con una concentrazione maggiore, con un po' più voglia di vincere e cattiveria. Adesso in anticipo rispetto alla 13ª giornata, sabato sera al Boroli di Gravellona ci sarà l'Aumegna. Va bene, l'Aumegna secondo me è la squadra più completa di questo campionato, sicuramente noi andiamo a giocarcela, però non è le partite che dobbiamo vincere anche queste perché il nostro pubblico è giusto questo e arriviamo in classifica molto alti, invece riusciamo a fare dei risultati ottimi e poi ci perdiamo in queste cose qua, come col Fondotoce, Gravellona e Castellettese e addirittura anche col Valdengo.
cioè se noi perdiamo queste partite qua, poi magari indoviniamo la partita con Lomegna, Romentino e Gattinara, però sono partite che noi facciamo i punti dove servono, poi vediamo dove possiamo arrivare e dove saremo arrivati. Ma cerchiamo di fare tutte le domeniche, di non fare butta figure, io quello che ai ragazzi io ho sempre detto da quando sono ritornato, vi ho detto cerchiamo di andare in campo, metterci tutto quello che abbiamo e dopo si vedrà, se gli altri sono più forti come altre compagni sono più forti di noi, vinceranno, gli stringeremo la mano e gli diremo bravi. Questa vittoria, oltretutto gol dell'ex perché Schirru aveva vestito anche la maglia borromaica, non cambia niente per la classifica né per lo Stresa né per il Fondo Toce, però dimostra che Fondo Toce è una squadra tosta che comunque vuol dire la sua fino alla fine del campionato, anche se purtroppo l'anno prossimo dovrà giocare un torneo di un altro tipo. Ma noi stiamo cercando di preparare già la squadra per l'anno prossimo, sono contento per l'Alessandro, per lo Schirru, sta facendo un buonissimo campionato, verso un 93, ha fatto l'ottavo gol oggi, conto a 6 squadre, sicuramente varrà doppio per lui. E dopo vediamo, giustamente sono tanti ragazzi bravi nella mia squadra e vedremo, giustamente lo Stresa, una buonissima squadra, anzi cioè per me pareggio era anche giusto, dopo Traversa che hanno preso, ci ha messo lì, però il calcio è anche questo qua, un po' di fortuna anche dalla nostra parte ogni tanto va bene. E complimenti sinceri al Fondo Toce per come sta onorando il suo campionato, campionato adesso di prima categoria dove c'è la capolista nuova, il Bellinzago che ha approfittato del KO del Caltiniaga roboante ad Ormelletto per 5-1, un pareggio invece per il Piedimolera dell'Udente in casa con l'Accademia Borgomanero, situazione che si è capovolta in classifica, due giornate fa era in testa da solo il Caltiniaga, adesso invece in testa da solo c'è il Bellinzago che sembra aver portato l'allungo decisivo, 3 punti di vantaggio a 270 minuti dal termine. In chiave playoff il Piedimolera è stato riscavalcato dal Ormelletto, 53 punti contro 52, ricordiamo che all'ultima giornata è in programma lo scontro diretto tra Ormelletto e Piedimolera e sotto sotto ci crede ancora qualche speranza per la Virtus Cusio a quota 48 punti. In seconda categoria abbiamo detto del duello, anzi della lotta che coinvolge 4 squadre in promozione, in seconda ci sono 2 squadre che stanno davvero viaggiando a ritmi incredibili, l'Armeno che ha vinto 2-1 contro la Synergy e l'Ornavassese che ha vinto 6-0 sul campo del Fanalino di Coda nel testa coda appunto contro il Masera, una classifica che vede l'Ornavassese con 57 punti, 2 soli punti in più dell'Armeno, qui mancano 3 giornate al termine della stagione, la Crevolese ha ormai staccato il biglietto per i playoff con 47 punti, 9 in più del Feriolo e ben 11 in più rispetto alla Grano a quota 36, Synergy invece a 35. In terza categoria non ha festeggiato la Mergozzese che deve rimandare soltanto la festa, 1-1 in campo in casa contro il Bogogno, vincono la Montecrestese sul campo del Crodo, la Canobiese ad Oleggio e il Megolo a Cuzzego, la classifica dicevo che non ha ancora visto la promozione matematica della Mergozzese, Mergozzese 45 punti, Montecrestese 42, Voluntas 1 41, via via tutte le altre. Bene, con la classifica di terza noi chiudiamo, Dilettanti per Dire torna lunedì prossimo alle 20.35, questa volta vi assicuro che ci saranno gli ospiti, oggi non li abbiamo avuti perché come avete potuto vedere dai nostri speciali su Viceazzurra TV è giornata di elezioni, ci vediamo lunedì prossimo alle 20.35 e chissà che non sia la giornata giusta per celebrare il ritorno in Serie D del Verbania. Ci vediamo lunedì.